Presidente, sia il 2 agosto che l'8 agosto ha inviato delle note sia all'ARPAC, sia al Vice Sindaco, sia alla Seduno, nel quale chiedeva in primis la sospensiva ad horas di ogni tipo di attività che si deve svolgere all'interno di Cavalleggene sui tre piumi e anche a Musso Oltremare. Quindi la nostra posizione, uno, è che noi facciamo un'interruzione delle attività che sono in campo. Questa mattina si è tenuta la Commissione Ambiente, che doveva essere in una prima fase congiunta con la Commissione Welfare, però per impegni sopraggiunti alla Commissione Welfare si è tenuta solo diciamo, in seduta di Commissione Ambiente, su un tema difficile, complesso e delicato, sul quale l'attenzione dei cittadini della zona Flegrea è molto alta, che sono appunto l'utilizzo dei piloni dell'ex funivia per l'installazione di impianti di telecomunicazione ad uso civile. È stato importante tenere questa commissione anche il 10 d'agosto su questo tema, proprio perché è stato un momento di confronto tra tutte le parti al tavolo, non solo le parti politiche, i consiglieri e l'amministrazione, ma anche con i cittadini che sono venuti in una delegazione. Il sentiment comune, diciamo, di chi ha partecipato a questa commissione è stato quello di diciamo in questo momento sospendere o quantomeno non dare avvio a questi lavori nelle more di tutta una serie di verifiche che dovranno essere fatte anche dagli organi competenti per materia, quindi dall'ARPAC, ma soprattutto mettere su un tavolo che veda tutti gli attori in campo per comprendere, oltre agli aspetti legittimi di preoccupazione sulla salute pubblica, ma anche un eventuale diverso utilizzo, diversa valorizzazione di quelli che possono essere i piloni. Abbiamo appreso con interesse e diciamo pubblicamente in commissione abbiamo appreso la posizione dell'amministrazione rappresentata dall'assessore Piscopo delegato dal sindaco che ha appunto d'intesa con la mostra d'Oltremare dichiarato che si stanno verificando le procedure per non dare avvio ai lavori nelle more proprio di questi approfondimenti che saranno effettuati con tutte le parti in campo e con tutti gli enti che in questa vicenda dovranno dire la propria. Finita la commissione, invierò una nota a tutti i soggetti interessati al fine di sollecitare la creazione di questo tavolo che dovrà seguire passo passo le vicende su questa, diciamo, installazione, su questi lavori che dovrebbero essere fatti. Una volta non dato avvio ai lavori, una volta quindi rasserenato anche il clima sociale della popolazione e dei cittadini, ci potrà essere la serenità e il tempo per valutare tutti gli aspetti e soprattutto, dal mio punto di vista, per valutare un diverso impiego di questi piloni.